Thank you.
1900, non ricordo il anno bene. Comunque lui era, si trovava a New York quella sera. Naturalmente sto parlando di Ronald Scott, detto anche Bob Scott. Si trovava a New York e a tutti disse: la prossima canzone, the next song will be, anzi disse, are you from New York City? So I have a place to be. Siete da New York City? L'inferno non è un posto così brutto dove stare. Era andata a questo di lì. Yeah.
c'è un rumore strano fuori. Medita o c'è qualcos'altro? Va bene, vi facciamo ascoltare l'ultimo di Grignani per tutti voi. Anzi no, le vibrazioni.
Ok? Torniamo a Bon Scott. Amava tre cose. Amava bere, diceva I'm the first drunk in the world. Amava divertirsi. Amava tanto le donne o forse delle parti. Comunque, era andato con una donna particolare. Si trovava nell'isola a sud dell'Australia, l'isola della Tasmania. E come diceva lui, non era bella, non era magra, non era proprio... ma era tanta. E per tutta la notte lo faceva impazzire. E lo girava una, due, tre, quattro volte. Diceva, e Bond diceva, ma non ce la faccio. All other Rosie, si chiamava Rosie. Rosie tutta terra, un po' più di Accendini. Una canzone d'amore. Yeah.
tutti quelli che domani mattina alle 8 devono svegliarsi, anzi un po' prima, spara ai tuoi incubi. Per quello che poi questa signora Rosy aveva lasciato alla nonna Scott, lo capirete nella prossima canzone. Spara ai tuoi incubi. Mamma che regalo. Ok, shut the thrill.